possiamo fare molto, soprattutto se siamo consci dei nostri punti di forza. Questo quasi mai accade. In realtà l'Italia è in tanti settori è forte, settori che sono legati all'innovazione, alla qualità, alla bellezza, che sono legati alle sfide ambientali, ma è forte l'Italia soprattutto quando fa l'Italia, quando incrocia le tecnologie con la coesione sociale, quando si fonda sui territori e sulle comunità, e la coscienza di questa forza spesso noi non l'abbiamo. Sono stati presentati per esempio due lavori che danno due sguardi quasi opposti. Un lavoro che misura quanto è cresciuta la domanda d'Italia nel mondo sulla rete. I dati sono impressionanti. Nel giro di 3 anni le ricerche sulla rete che hanno a che fare con cose italiane sono aumentate del 56%. In alcuni grandi paesi, tipo l'India, del 150%, quindi c'è un'enorme domanda d'Italia nel mondo, che è una domanda di economia a misura d'uomo, di una domanda di qualità della vita. Al tempo stesso la percezione degli italiani della propria forza è bassissima, quindi il problema è l'empatia anche come affermazione di ciò che siamo in relazione agli altri. Tecnologia come scelta di un'innovazione anche spinta, ma però legata agli interessi dell'uomo. E interessi dell'uomo oggi significa soprattutto combattere la crisi climatica.